Diciamo che l'abiteremo meglio quando la classifica, secondo me, sarà un po' diversa. Sì, c'è entusiasmo, abbiamo fatto un'altra vittoria, però guardiamo ancora la testa della classifica, ancora da un po' da lontano. La squadra ha fatto una grande prestazione, come ho detto, questa è una squadra forte, però c'è bisogno di dimostrarlo partita dopo partita. Sono contento per la prestazione di squadra che abbiamo fatto oggi, non era facile, perché veniamo da una sconfitta immeritata di Messina contro una squadra. Penso il Potenza è una squadra di livello importante, però siamo partiti forti e l'abbiamo voluta portare a casa dall'inizio alla fine. Sì, eravamo in emergenza, in settimana il mister me l'ha chiesto, ma in passato il ruolo che già ho fatto a Lecce, ho fatto a Modena, quindi ho dato massima disponibilità. Poi c'è sempre da dimostrarlo, come hai detto tu, in campo, penso di aver risposto alla grande, ma non soprattutto, no io, soprattutto la squadra. Che sai, se io faccio bene la squadra fa bene, se la squadra fa bene rispondo anch'io bene, abbiamo dato risposte importanti tutti. Quindi bisogna lavorare e continuare così. Ma io lo spero, però come ho detto negli spogliatoi nel pregare, ho detto che non c'erano alibi, non è se gioca Mulè o gioca Armellino o gioca Rigoni, noi siamo servizi per l'Avellino per un determinato progetto, un determinato percorso, quindi alibi di pensare che ci manca qualcuno qui non c'è concesso e non è possibile, quindi chi gioca gioca e bisogna essere consapevoli di far parte di una squadra forte, di una società ambiziosa che vuole lottare per vincere. Quindi chiunque oggi ha giocato Mulè dall'inizio, ha giocato Ricciardi dall'inizio. Io ho detto e ho fatto sapere che la squadra punta su di loro. Perché gli 11 che giocano, gli 11 che partono titolari? Perché quante volte nell'andare al campionato cambiano tante formazioni. Quindi tutti bisogna sentirsi importanti in un progetto importante. Poi chi gioca di più, chi gioca di meno, queste sono le scelte dell'allenatore. Però dobbiamo essere consapevoli che tutti facciamo parte di una società, di un gruppo forte. Federico non lo racconto io, è un professionista dalla A alla Z. Quindi io quando sono arrivato, gli ultimi giorni di mercato, l'ho vissuto poco perché però lui ogni settimana ha dato disponibilità da fuori rosa ad allenarsi, quando mancava qualcuno ha dato disponibilità sempre da professionismo, senza mai dire una parola fuori luogo. Poi è arrivato il mister e l'ha reintegrato e poi il calcio lo conosciamo tutti, quindi ci darà una grossa mano, penso e spero di sì. C'è tanto da parte di tutti, penso. Non solo di allenatore, perché l'allenatore sì, ci impone di fare determinate tante richieste, è un martello veramente dall'inizio alla fine di ogni allenamento. Speriamo che diventi l'Avellino di Michele Pazienza a lungo andare. Certo, sono d'accordo con te. Ma ognuno dà il proprio contributo, poi c'è chi caratterialmente è più silenzioso, come hai detto tu, chi caratterialmente si impone e si fa sentire, però bisogna remare tutti dalla stessa parte, quindi leader, chi gioca di meno, chi è il leader più silenzioso, lavorare, lavorare, come ci dice il mister di fare, e i risultati arriveranno. Speriamo che arrivino.